pazienza, ma spieghi tu di me? Sai, aveva domande da ascoltare, ma 5 minuti d'orologio. Voi cosa ne dite? Vogliamo fare questa grazia? Oh, me? Me che si domà che l'ultima volta che sei andata a convincere a ascoltare, a sempre stare lì con un pin da moscia. Ma questa volta sarà mia e ci è prometti. Giurin e giuretta. E anche allora che davanti alla nostra sedda verità, ha sempre riscolta poca sfiducia. Sì, e tutti i volte in prova da fiducia, e se ne è sempre approfittata. E allora, una volta in più, cosa va a costa? La senta, c'ora la loro vocale di insist, o che per via deve che approfitta se dalla nostra bontà e disponibilità. Allora se per caso di smentigata, chi lei che la gara, chi davanti? No, a domande scusa con te, credi, l'ultima roba che vorrei resi le proprie manca da rispende. Ma dovevi anche a pensare che se mi permetti di insistirci tanto, lei perché sono convinta di me ragione. Magari ascoltai sti ragioni. Non è che voi magari sul più bello scappate anche voi di gran lena come vostro marito? Se vorrei io potrei anche legare una cadriga, per me va bene. Ho la tinica però per lei, che se per caso anche lei la caccia farà per al nas, al suo marito sarà licenziato di pe. Cioè no, tira. Va bene, se chiesto l'indagio da pagare per fare la salta a fare la verità, sarà l'indagio che pagheremo. Avanti allora, senti. Però la guarda, da mia tirala troppa la lunga, Tanto ormai abbiamo fatto 30. Oh, e senti in più che sta nuova verità. Oh, e adesso ma fa? Avresti proprio bisogno di una eliminazione, da cosa di? Ecco. La verità è che per vergogna e disperazione è mia padre parlare da subito. Ma quale vergogna? Quale vergogna? La vergogna del mio marito, che è quasi 5 anni che cerca di tenere nascosta tutta la malattia della sua mamma. La malattia di sua madre? Ma che malattia? Che malattia? Ma spieghi. Allora, la sciola Gemma, la mia suocera, le sta benissimo fino a 5 anni fa. Beh, tutta tratta c'ha qualche la malattia della malora, demenza precoce, in scila di dottore. E da lì è iniziata la via Crucis, ospedale, specialisti da ogni razza e colore, che purtroppo gli ha potuto fare una gotta. Oh, Madonnina Santa! A mio marito, né, in scivoli, invece da metterla in un manicomio, l'ha deciso da tenere chi con lui. Mi già prima se li mettono d'accordo. Ma guarda, per la sua mamma era troppo grande. E ci ha convinto che mi accettare la situazione. Lei che, dopo un po' da tempo che la sembrava abbastanza tranquilla, l'ha cominciato a fare da matto, era diventata sempre pesce, ad ogni sua crisi, la sua vedeva, la sua vedeva, strappalati. E ad esempio, quando poteva, cercava di assecondarla. Il contrario da quel santon che invece lei. Beh, c'è una Caterina.
che se le cose stanno come lei dice, qui è tutto un altro paio di maniche. Ma perché ogni volta che domandavo spiegazione al suo marito scappava, come la sai? Ah, ma che le fa tornare vos? Da un po' da tempo in sciane, la vergogna per la situazione della sua mamma, o fa venire la cagarella? Scusi la parola, mamma, la sua mia cistrina come voi altri. Oh, la sua figura ne pao diseva, denti nel bagno, senti il compagno. Poverino, e noi siamo andati a pensare chissà che cosa. E che la paradona! La pareva in scia equilibrata, invece chissà che pena! Colpa neanche un po' nostra, non è che mi trovo il coraggio da dire subito tutta la verità fin dal primo momento. Beh, poi di capire che le mie roba da niente, ti la fai una magagna in scia. Di me così, chi sta in den, i anche loro una zia che le mia tutta lei in testa, ma io tengo il cane, e pensi proprio mia chi va in giro a dirlo? No! E ora cosa facciamo? Beh, forse per aver pensato ma da lui, ma dovresti un po' domandare scusa, sor maestro. Ma certo, è proprio la prima roba da fare. E poi fare un buon ragionamento e rapporto davanti alla commissione di studio. E cercare di mettere una buona parola per dare approvazione a questo povero figlio che a causa della mamma deve già sopportare tanti sacrifici. Io sarei sapere che mi agisce, che giuntare la sua carriera per i disgrazi della mamma. Ho già tanti sofferenzi in caso. Trovi le mie parole per ringraziarti davvero. Per fortuna che voi altri entro la gente con un gran cuore e poi si intelligente. Su, si faccia coraggio, signore, e abbia fede. Approverò, fra Cristoforo, approverò. E per me? Oh, ma siamo chi? La sei ripassata a tua la mia borsa. Caro direttore, la moglie del maestro l'ha finita detta, quindi sa tutta la verità sui fatti che è capitato in cuore. Ma lui, le raccorrente. Ma tutta la verità no, ma pare da no. Sì, le raccorrente. Ah, sì, sì, certo. La senti subito al bisogno da combinare con il direttore. E lui si è sempre dimostrato tanto uomo incomprensibile, specialmente quando ha da che fa con tutti i dottori che visti in questi anni. E ho creduto mia, direttore, che la deputata agli studi, cioè mi, l'avresti dovuto essere informata subito. E poi, senza contare che oggi ci avete fatto perdere un sacco di tempo prezioso, io ho lasciato da sole le mie pecorelle e ci avete procurato una montagna di malintesi. Giuri, per piacere, ci aveva sala mia con lui, ha sentito il mucchio che mi fa girare di niente a nessuno. Nessuno gliene può fare una colpa, anzi, ci rendiamo conto che avete cominciato un'opera di carità, direttore. E state pur certo che d'ora in avanti non sarete più soli. Adesso che il comista veramente roba da darti giù una bella mano per pagare il posto. Oh, che poro fiù. E considerate che anche a me sarò dalla partita, è come per dire che il posto sarà sicuramente al top. Anche se mi ne, a dire la verità, ho mai voluto di niente, ma avevi già capito da un bel pezzo tutta la situazione. Aspettavi domani il momento giusto per intervenire. Ah, scusi, ma chi riviste? La sora mezza bionda, la pora manca. La signora Caterina ci ha raccontato tutto per filo e per segno. Non è il caso di andare ancora a girare il coltello nella piaga. Ma che disgrazia! Ma pora gente! Ma allora adesso bisogna licenziare. Sì, bisogna licenziare la vicenda, prima possibile, senza tanto rumore. Una bella promozione e via! Una bella che? Sono Caterina! La può accompagnare a Bartolomeo Borsa, che la deve essere stata da nave! Tanto piacere! Se vorrei scusare! Prego! Oh, che situazione! Adesso sono stravolte e veramente mortificate e trovi anche parole. Oh, benvenuta di maestro, la sua moglie gli ha già punto su tutto. Ah, anche sì? Se mi dici la verità, eri già capito tutto un bel pezzo, no? Ah, sì? Se mai, ma sei qui che devo scusarsi per me. Pensa ma... Giovanotto, stia tranquillo, abbiamo capito la situazione e siamo tutti pronti a fare la nostra parte per darle una buona mano per tutto quello che potremo fare. E lo so per tu papà, maestro! Ho fatto già venire in tasca la promozione! Ma davvero, voli mia crema! Ma grazie, dottoressa, contessa e risor priore! Che il signore mi faga la grazia da tenere in buona salute per 100 anni! Ma la mia moglie la va a incredere dal mio problema? Oh, ma c'è!
Questo vi fa onore. Se sapeste quanti ce ne sono che alla manifestazione dei primi sintomi la mollano così. La forza del vino tanto le cambieremo. Mi, avrà di pari con il suo stesso problema, e pensi proprio mia che sarà bomba resistisci tanto. Posso immaginare che a volte sarà dura. No. Sì, io già stai impregnato, altrimenti in questo momento saresti neanche qui. E se un po' dopo di domandare ai miei chiusi, si conosce un dottore in gamba, pulsa per al suo caso. È troppo gentile, contessa, ormai ma sono già mettuto al cuore in pasta. Per adesso con un po' da limone risbianco, un passaggio. So che la prossima volta saremo a moda capo. Ma è più che mia cura che tengo. Ma limone risbianco? Comunque
professora Caterina, lui ha che andare a sistemare e cerca da fare lo sveglio, la chiusina. Se la ha più bisogno di lui, non andare su macà. Sì, nipur, adesso finissimi da metà, poi grazie da te. In un modo o nell'altro lo arrangeremo comunque. Però, Arendina, ho gaspiato un po' per il suo marito perché io non ho più come vorrei. Come? Ma no, Cariola, no! Alla figlia che mi fai a metà poi ti girò! Al mio marito, che avrà il porto direttore di scuola! Ma allora che fai le complimenti anche da par nostra, allora! Sì, è vero! Ma che complimenti, però scusa, se ne penso un po', allora adesso ho detto che anche lei non se ne la finita la sua scuola! Ma che sono mica, Cariola, da un fin di fretta lo sostitui diversi volte, non è mai più la mia vita! Se me aiuto. Ora la petit che se mi insegni nella scuola e ti nominerà proprio della capo. Ma dai! Pensi, ma già mi della capo! Ma sì! Porca! Allora, dopo un po' di stimava in cammino. Ma già, dai, ne va a festeggiare con qualcosa! Sì, dai, ma sì! Hai una città di scuola di promozione! Dai, e ti dico qualcosa a voi, manca per la promozione del messaggino che poi si può la via pagare. Sì, dai, ma dite che si sta facendo.